collegato via Zoom, lo abbiamo già salutato, Rocco Costantino, attaccante del Monterosi, nato in Svizzera, però sei di Scerne di Pineto, Pineto, qualcosa del genere, o no? Sì, di Scerne, di Scerne. Scerne di Pineto, quindi sei abruzzese, insomma. Arau, lasciamola perdere, come... Ogni tanto ci vado, in Abruzzo vengo sicuramente molto più. Anche perché mi dicevi a microfoni spenti, ti piacciono gli arrosticini. Mi pare rustelle, una cosa. Le rustelle è buono, è buono. Beh, io ho sempre detto che Rocco Costantino è l'emblema della gavetta, Mirko, perché è partito davvero dai dilettanti, ha cominciato Eccellenza, Pineto, poi è stato a Morro d'Oro, San Nicolò, insomma tanta gavetta, poi arriva a Pesaro nel 2016-2017, 27 gol in Serie D, allenatore David Sassarini, da quel momento in poi, quindi a 27 anni, viene chiamato dal Sud Tirol, ingaggiato dal Sud Tirol, ne fa altri 16 o 17 in Serie C nel primo anno, mi pare, vero Rocco? 17, sì. 17 gol, primo anno di Serie C, allenatore Zanetti, attuale tecnico dell'Empoli, sì. Sfiora la Serie B, in semifinale il Sud Tirol viene eliminato dal Cosenza, che poi conquisterà la promozione in B a Pescara nello spareggio con il Siena. Insomma, è una carriera davvero da raccontare la tua, no? Tante difficoltà però superate di slancio, immagino, no? Ma sì, sicuramente di questo mio percorso mi prendo appieno le mie responsabilità, nel senso, sai, di solito sento, ma perché non perché sei arrivato così tardi nel calcio professionistico? Sicuramente fa parte della mia storia. Modo mio di pensare è cambiato durante gli anni. Questo appunto dentro di me avvalora il fatto di essere sempre comunque cresciuto sia a livello, diciamo, fisico che a livello mentale, ecco. Mirko Taccola. Allora, complimenti, anch'io stavo vedendo le immagini e la prima cosa che mi è risaltata agli occhi è uno che ha fame, si vede quando sportella coi difensori, si vede come si muove in area, uno che aggredisce sempre verso il pallone, le punte che piacciono a me, insomma, perché una punta ferma dentro l'area la palla non la prende. E invece lui si vede, la va a cercare, c'ha il fiuto, c'ha... ecco perché se cambia categoria e comunque fa gol, perché è uno che ha fiuto, la palla la va a cercare, si muove dentro l'area, sa muoversi. Non credo che sia un sogno così irrealizzabile il suo, quello di affacciarsi a categorie più importanti. Sono convinto che se lui mantiene queste caratteristiche qui, quelle categorie non tarderanno ad arrivare. Rocco? Intanto la ringrazio dei complimenti. E sono esattamente le stesse parole, le ultime che lei ha detto, che mi dicevano quando giocavo in Eccellenza. Ecco perché risuonano in me molto, in maniera molto forte, diciamo, no? Con un impatto emotivo molto alto. Quindi la ringrazio nuovamente e sono assolutamente contento che lei abbia visto una di queste caratteristiche che a me mi appartiene. Prima punta letale in area di rigore, abbiamo visto alcuni dei gol, prima punta di struttura, fa sempre tanti gol. Rocco Costantino ne ha già realizzati 6, ripetiamo, in 4 partite perché una l'ha saltata per infortunio. Ecco, ti volevo chiedere, Rocco, voi giocate l'ultima partita che avete fatto che avete disputato contro la Virtus Francavilla sul neutro di Pontedera, ricordiamo 2-1, è stata la partita dei rigori, ben 4 decretati dal direttore di gara, uno fortunatamente per il Monterosi sbagliato, quello del probabile possibile 2-2, no? Della Virtus Francavilla nel secondo tempo, 4-4-1-1 se non vado errato nell'ultima partita, con Carlini che giostrava le tue spalle. Sì, è esattamente così, il mister aveva preparato questa partita giocando, diciamo, appunto, ecco, 4-4-1-1, e poi vabbè, chiaramente abbiamo preparato in base anche all'avversario, al modo in cui, insomma, giocava l'avversario, ma era questo il modulo con cui siamo scesi in campo. Una domanda da parte di Alessandro Alberti. Ciao Rocco, ti chiedo cosa temi della partita contro il Pescara? Il nostro atteggiamento, l'atteggiamento con cui inizieremo la partita, l'approccio sarà rivolto sicuramente alla questione mentale nostra, ecco, quello è la cosa che
temo un po', perché credi che possiate affrontare il Pescara, visto che diciamo è tra le prime della classe, con un po' di timore reverenziale? Ma sappiamo sicuramente di affrontare una squadra forte, quindi il livello di attenzione e il livello di atteggiamento dell'approccio dovrà essere al massimo per noi. Quindi sicuramente c'è un occhio di riguardo su queste cose qui. Un paio di domande. La prima riguarda la prima esperienza, primissima in eccellenza a Pineto, perché è una esperienza che tu, insomma, conservi gelosamente nel tuo cuore. Perché? Sì, poi non sono riuscito a recuperare purtroppo la foto. Sì, quell'anno, come dicevo prima, ho imparato veramente tanto, a partire insomma dai compagni Danilo Macera, insomma tanti altri con cui mi ci sento adesso. Sì, lo ricordo molto bene, perché c'era un trofeo su in eccellenza, che era il trofeo Giovane Promessa, e quell'anno insomma ho avuto, diciamo, il merito mio, anche dei miei compagni che mi hanno aiutato, di arrivare primo e di conservare un gran bel trofeo che mi diede, insomma, mi consegnò Tavecchio, mi sembra, se non erro. Però, e quindi insomma fa molto piacere ricordarlo, sempre molto piacere. Motivo d'orgoglio assolutamente. L'ultima, perché abbiamo letto dal Monte Rosi a Santiago de Compostela. Racconti un po' questa, che poi è interessato sicuramente per Paolo Marchetti. Cammino di Santiago, è roba seria, roba seria. Più del calcio, molto più del calcio. Ho preso questa decisione, diciamo, non pensata, ma nel giro di mezz'ora, insomma, ho deciso, tramite anche un mio amico che l'aveva fatto 5 anni fa, di intraprendere, di fare il cammino di Santiago. Tant'è che io sono partito da Scerne, sono arrivato a Roma per prendere l'aereo da Madrid, per Madrid, e ho comprato praticamente il biglietto per strada, biglietto aereo, e da lì sono partito proprio in maniera proprio sprovvista, zero cose tecniche, niente proprio del cammino, e sono partito, e poi piano piano ho iniziato questa cosa, questo percorso, questo cammino che io sto ancora continuando, perché mi sento ancora di continuarlo qui a Monte Rosi, in un'altra forma, ma lo sto facendo. E sono stati, diciamo, 8 giorni molto molto intensi. Poi ho dovuto abbandonare per un problemino fisico. Ho pensato al direttore Lucchesi in quel momento, ho detto mi fermo, ritorno in Italia, poi avrò modo di finire il cammino. Mi manca ancora tanto, però sicuramente è una cosa a cui io tengo molto, perché al di là, insomma, del fatto calcistico, del mio lavoro, di quello che io faccio, mi ha aiutato tanto a guardarmi dentro e a migliorare alcuni aspetti del mio carattere, perché comunque ci sono stati momenti che rispecchiano un po' anche la vita, no? Momenti in cui, certo, mi sono sentito veramente da solo. Camminavo tutto il giorno, a tutte le ore del giorno, tant'è che ho incontrato anche tanti pellegrini, amici che sono diventati amici italiani, mi dicevano dai, mangia con noi, rimani, e io gli dicevo no, guarda, io sono venuto qui per camminare, mi piaceva tantissimo camminare, stare da solo, stare al mio passo, che mi ha fatto vedere tantissime cose di me e mi sta sicuramente accompagnando. Quindi diciamo che è anche un'esperienza che segna nel profondo l'anima, mettiamola così. Sì, sì, io personalmente l'ho fatta anche per crescita personale, per, certo, insomma, è un'esperienza abbastanza forte che non si fa in uno o due giorni, ecco. Complimenti Rocco, davvero complimenti di cuore. Grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito, in bocca al lupo naturalmente per sabato, se non giocassi sarebbe meglio, però insomma. No. Grazie ancora. Grazie, credi.